Cosa hai visto in piazza a Dongo quel 28 aprile 1945? Tutto. La cattura e la fucilazione dei ministri. L'arresto di Mussolini, come è avvenuto? La verità non è mai stata detta, è sempre stata fatta per uso e consumo. Anche il film di Lizzani. Quando vedo il film di Lizzani, mi, mi girano le scatole. Cosa il film non racconta? È venuto che quando è venuta avanti la, la, la colonna, eh, dopo eh, devo partire dall'inizio. Bene, allora, Dongo e eh, il palazzo comunale: c'era il presidio della Brigata Nera, la dependance dell'albergo Dongo c'era il comando tedesco. Tra loro e l'altro erano forti di dieci uomini, non di più. La sera del 26 di aprile. La brigata nera ha sequestrato una chiatta, un barcone, e ha caricato su tutte le armi e il vetroagliamento che avevano giù qui nella caserma, era il primo piano del palazzo comunale, e sono andati a Menaggio dove c'era il famoso ingegnere Castelli, che era il comandante del de de distaccamento della Aldo Resega. Sono andati là, ma noi non sapevamo cosa succedeva giù a Centro Lago. Eravamo tagliati fuori da tutti come siamo tagliati fuori adesso. Alle sei e mezza, alle sette di sera, un po' prima delle sette, si sente gridare: via, via, è scappata la Brigata Nera, è scappata la Brigata Nera e è andata via. Allora, tutti giù in piazza a vedere così. E poi, dopo, hanno cominciato a organizzarsi: a organizzarsi, andare a prendere i fascisti, andare a prendere i primi fascisti e poi la portata in comune e li hanno messi dentro in uno sgabuzzino. Questi primi fascisti chi erano? Quelli di Dongo, i Donghesi, che però sì, hanno fatto del male ma sai che una volta era abbastanza a dire una parola che, che tu finivi dentro o no. E poi la gente si è riversata su per il comune, tre o quattro Donghesi, dei quali due non erano in odore di santità perché erano il precedente del 2022. Ho visto giù il farmacista, il dottor Mancini, sulla porta, chiama, chiama il dottor Franco che viene su anche lui. Adesso, poi si sono collegati tre o quattro assieme e sono andati a chiamare il dottor Rubini in casa. Signor Peppino, signor Peppino, venga a fare venga fuori, venga fuori, perché c'è fuori pieno di gente in, in comune che toccano tutte le carte, toccano tutte, eh, venga a vedere. Ma io ero eh, uno che, che non ha mai fatto niente in vita sua. E sono andato fuori, è venuto fuori e lui si è autonominato presidente di un comitato di salute pubblica. Non ha detto né sindaco né niente. Poi, in quel momento è comparso il, il capitano Neri era quello che aveva organizzato la resistenza nell'Alto Lago, era lui che l'ha organizzata. E ha cominciato a interessarsi un po' all'ordine pubblico, poi ha distribuito le cariche. Il capitano Nevi voleva che facesse il sindaco mio zio, che era uno dei quelli torturati dalla Brigata Nera. Poi qualcuno diceva, no, no, facciamolo fare al signor Peppino, va bene. Sol Peppino era un liberale di un vecchio stampo, figlio del, del dottor eh, Giulio Rubini che era il proprietario della ferriera, perché la ferriera non era Falk, era Rubini, e nel 1906 è diventata Falk, è diventata Falk per matrimonio, perché eh, il dottor Enrico Falk, eh, che era venuto dall'Alsazia, dalla Lorena, ha sposato la figlia del proprietario, dalla Feriera, quella sera lì andate distribuito le cariche. Poi, dopo, ha telefonato da Mandello pronto. Comune Dongo, sì, allora il comune, il telefono era il comune, la casa del parroco. Non so se l'aveva Chiamiamo da Mandello. State attenti, che sta venendo su da voi, verso Dongo, una colonna di fascisti. Questo la sera verso mezzanotte, alle 10.30 e mezzo, mezzanotte. Che giorno era? Il 26, eh, perché io festeggiamo sempre il 25 e tutto sbagliato. Il 26 è di sera, e poi la colonna invece si sta organizzando a menaggio per venire in su, non era ancora partita da menaggio, perché il giorno 26 lui l'ha passato tutto il giorno in casa Castelli a, a menaggio. La sera del 26. Il 26 e ci siamo liberati da soli. Gli, gli, I tedeschi hanno accettato la resa perché loro con la radio, la radio trasmittente ricevevano tutti gli ordini, sapevano che su un altro Adige c'era il nucleo di resistenza, però stava finendo la guerra, si sono seragliati entro al comando, nella dipendenza del vergodomo e non hanno più rotto le scatole per niente. La Brigata Nera era scappata e allora si è formato questo comitato di salute pubblica. Che comprendeva qualche reduce dalla guerra, i ben pensanti del paese. E poi dopo siamo andati a dormire. Adesso eh, cosa faranno? Ma vedrai che, che adesso sistemeranno, arriveranno quelli di Como, quelli di Milano. E 27 mattina alle 6 e mezza, alle 7 sentiamo gridare per, per le strade: giù, giù, venite giù tutti in piazza che stanno arrivando i tedeschi e i fascisti. Dobbiamo prenderli tutti ma la buona parte si guardavano in faccia e dicevano ma andiamo giù con le mani nude perché di armi non ce n'erano. Allora è cominciato a andare giù e ha bloccato la strada, che poi era difficile bloccare la strada da allora, era come adesso, la stretta che vedete, ha bloccato la strada e sono arrivati i primi partigiani, il nostro distaccamento, perché ogni vallata aveva il distaccamento, era sfasciato perché c'era stato il rassolamento del 22, il 23 e il 24 aprile come c'era stati quattro morti e una decina di feriti e dopo sono arrivati giù quelli della Berlinghera il distaccamento del Puecker il distaccamento del sono venuti giù e si sono cominciati a dire dove sono i partigiani ma qui i partigiani nostri sono sfasciati La colonna di Mussolini e dei tedeschi Venne bloccata da intoppi in mezzo alla strada a Musso, verso le sette del mattino. Sì, alle sei e mezzo era davanti al portone della chiesa di Musso, alla parrocchiale di Musso. C'è la parrocchiale di qui e di lì in c'è la casa del parroco. Ma Mussolini non è sceso dal camion, è rimasto nascosto sul camion. La colonna Mussolini dei tedeschi venne bloccata da intoppi in mezzo alla strada a Musso verso le 7 del mattino eh, erano già presenti i partigiani lì quelli del berlinghiera cioè comandati il moretti era il commissario politico eh, eh, per bellini delle stelle bill. e bill eh, erano presenti dopo chi da parte chi dall'altra bill per esempio era il comune comandava il comune il comune ha nominato la caserma eh, era lì che, che comandava lì sono arrivati e ha cominciato a parlare, noi vogliamo passare, no, noi non vi lasciamo passare. E loro hanno fatto finta di zappare vicino al ponte della Orba, il ponte all'inizio del paese, che è crollato quello non avrebbe più potuto venire avanti, ma anche noi non avremmo più potuto fare niente. Hanno fatto finta agli ordini del, del geometra Vincenzo Motarella hanno fatto finta di zappare e minare il ponte per farlo saltare, e intanto continuavano ad andare avanti, e indietro a piedi, tanto i partigiani quanto i tedeschi, fin quando hanno preso la decisione, dai, prendiamo il che comanda, e loro allora hanno preso il tenente Fallmayer, tenente che comandava la colonna, perché dopo c'erano due capitani, il e un altro ancora, non mi ricordo più, It's il Birzer eh. Birzer. Il Business, bravo, business e chismat. Comandavano la scorta di Mussolini. Ecco, il tenente Falmaier l'ha portato su a, a Villa di Chiavenna. Quella Villa di Chiavenna a cercare i due fratelli che io li ho conosciuti personalmente, il Tiberio e il Natale, li ho conosciuti a Bellagio. Poi, che accade? Sono tornati e l'accordo era questo, fate venire avanti tre camion per volta, e i partigiani li devono perquisire e i tedeschi hanno accettato sono venuti avanti. Solo che il camion di Mussolini, dove c'era Mussolini, intanto lo hanno fatto sdraiare sul pianale, era ricoperto col telone de, de, del camion, perché era un tempo piovoso, continuava sempre a piovere, era eh, nascosto lì sotto. Salta su, eh, ma, intanto che si è mosso da dove c'è la scuola guida, arrivare in Piazza San 30 metri, 50 metri, i tedeschi sopra ridevano, scherzavano, poi continuavano in tedesco: guarda lì, guarda lì, vedevano giù, eh, guarda lì, fin quando due, due giovanotti di Dongo, uno era il Negri Giuseppe, è saltato su. Che è poi quello che, ah, stava per scendere, fa, stava già per scendere nel camion. Alzo il telone, e eh, me lo trovo in faccia: salta via l'elmetto, me lo trovo in faccia, al ricoperto. Eh, e sono sceso, no? E sono sceso per andare su al comando, al comune, solo che, che quando sono venuto giù, sul crapun, no? il dialetto, il dongo, il donghese, eh, comasco, si sì, diceva il crapù! Il testone è il Mussolini, no? Sul crapun, uno va su a cercare il Bill, perché il, in quel tempo il, il, le bellini delle Stelle Moretti erano là, perché quei pochi italiani che erano rimasti, erano 52 gli italiani ma sparpagliati nella colonna che rimassi là, là vicino all'autoblinda, era un camion lancia tre ro raffazzonato la meglio e vengono avanti tre camion per volta dal molo faceva insegna un con una bandierina la strada non è come adesso le gallerie non c'erano la più piccolina è stata fatta nel 52 quando gallerie lì il terzo camion del terzo gruppo è stersato fuori è andato vicino dove c'è la scuola guida, si è fermato lì e i tedeschi che c'erano su c'erano l'ordine d'accordo con Formair, si sono messi a ridere e scherzare tra di loro e poi continuavano in tedesco guarda lì guarda lì, continuavano a dire salta su questo Negri, va là e lo scopre lo scopre e eh, le copre ancora e su di corsa per cercare il bill, arriva su quasi al portone del comune allora sono stati i tedeschi che hanno indicato Mussolini sul camion. Sono stati i tedeschi. Quando lui è saltato su, questo giovanotto di nome è saltato su a guardare per il camion perché facevano passare tutto. E continuava a dire a un tedesco, ma lui non capivo il tedesco. Gli dicevano guarda lì, guarda lì, guarda lì. Mi spiace che quello che era testimone è morto da due mesi e la... guarda lì e e lo alza il telone e gli salta via del metro e scoprite, ecco la differenza del, dicevo, del film di Lizzani che si vede traeato nel camioncino col mitra in mano, lui non aveva niente, aveva solo una beretta grande così in tasca e basta. E la frase continuava a dirgli in tedesco, guarda lì, guarda lì, guarda lì nel, nel, nel telone del camion perché gli spuntava fuori i piedi o no, ma e, e, qualche tedesco ha detto... Cosa c'è? gli ha detto subito, camerata briaco, camerata briaco. Invece era mica vero, era Mussolini. Allora guarda lì, guarda lì, quando l'ha tirato su, se l'ha trovato davanti al muso. Ma Mussolini si è visto scoperto, non è più stato giù, è sdraiato. Si è alzato in piedi, si è rassettato un po' e si è fatto per scendere, scendere dal camion, il pianale del camion militare, è un po' alto, aveva 62 anni. E si sono avvicinati Piralli Battista, che era un, l'autista di una famiglia di, 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 di Dongo, famiglia Patrizia, e, e Ortelli Carlo, due escarabinieri, l'hanno aiutato a scendere, poi l'hanno accompagnato per un tratto a Braccetto, ma lui si è divinculato, si è inviato da solo, è entrato nel portone del comune, e come è entrato dentro, ha sbarato il comune e ve l'ha posto. L'arresto è stato il Mussolini, è stato così. È stato i tedeschi che hanno, hanno indicato a, ai partigiani che era sul camion. Prima volta che io parlo del che Mussolini è stato venduto nel, nella nel piazza di Dongo per la terza volta, perché lui ha detto a Schuster, i tedeschi mi hanno tradito due volte e la terza volta non tradito in piazza di Dongo. I gerarchi quanti sono arrivati? Allora, contemporaneamente... Un attimo prima di arrivare al camion, al famoso camion, perché era il nono camion, c'era davanti una macchina, bella una bella macchina, io non so spiegarvi. Però dopo ho saputo, dopo, dopo anni, che era la macchina che la Fiat aveva regalato a Mussolini, che lo usava come rappresentanza, come cerimonia. E davanti c'era un signore. Eh, e' una signorina seduta con la tuttina da, da autista, gli occhialoni da autista e dietro c'era seduta una, una signora con due bambini piccolini. Era poi Marcello Petacci, la cleretta, e Zita Ritossa con i due bambini. Zitta Ritossa chi era? La, la compagna di Marcello Petacci, la moglie. Allora... L'ha portata dentro, quando li hanno identificati e la... era stato Mussolini quel tempo lì, però l'hanno messa nella stanza vicina lei e lui la vedeva vede dentro le gambe, sapeva che era lì. E gli... Entra un partigiano e, e, e l'altro da dietro chiude la porta, No, no, si è aperta quella porta, quello si gira e fa ma perché? E allora il comandante, ma era il tempo è arrivato, Bellini e gli dice, ma perché deve lasciare aperta quella porta? Ma chi glielo chiede che deve lasciare aperta la porta? Mussolini, perché noi abbiamo saputo che era la Petaci da Mussolini, perché allora alla... entra ancora un altro avanti, indietro la porta di comunicazione, al chiudere, lo aprivano, lasciano aperta quella porta. Allora lasciano aperta. Allora eh, si è avvicinato e gli dice, eccellenza, perché tutti rivolti a Mussolini, eccellenza, e lui quando vedeva qualche partigiano con un grado, con un grado su, sulle braccia, sulle spalle, diceva comandante, eccellenza, perché vuoi lasciare aperta la porta? Eh, voglio vedere con la signora. E allora eh, ancora chiudi, apri e chiudi, e gli diceva, ma insomma mi dice eccellenza chi è quella signora. E lui a mezzo voce gli dentro la petacci. Ah, lì abbiamo scoperto la famosa, cioè noi vivevamo nel nostro mondo, non sapevamo, la tresca Mussolini, a Petace. E abbiamo scoperto lì che erano la Petace. E i gerarchi. E... I gerarchi, gerarchi allora sono rifugiati in casa del parroco di Musso, quasi tutti. E, e qualcuno a Paulini ha tentato di scappare giù verso il lago. Paolini Bombaci e un altro ancora. E alla sera alle 8 sono andati giù a prenderli, sono arrestati tutti i giù a sono andati giù a prenderli e li hanno portati su. So. Su, dove? In comune, nel palazzo grande, li hanno messi un paio in una stanza, un paio nell'altra. Così, sorvegliati a vista, li hanno arrestati. Poi c'è stata l'identificazione. Alla mattina del 28, arrivano due macchine da Como una macchina salta giù con un, 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 un basco con tre stellette così attraverso, era poi Valerio e nella seconda macchina salta giù Sforni che era padrone dell'assicurazione latina e mi sfugge il nome dell'altro che c'era assieme a Sforni ed è Angelis che era il comandante de, dei partigiani della piazza di Como salta giù e sfornis, eh, Valerio, sta facendo sui, i sei gradini per entrare in comune. Si gira e dice a due partigiani nostri che c'erano lì: Ehi, voi due prendete quei due lì, sbattete dentro insieme agli altri. Li lasciate andare via stasera, due ore dopo. Che sono andato via io. Ma non gli ho detto niente cosa dovevo fare. Poi lui, Chi era Valerio? Valerio era il Walter Audisio Non era Longo? No, 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 no. no sono sicurissimo che non era lungo. E allora eh, comincia a andare su di sopra, va a cercare Moretti. Va a cercare Moretti perché il partito comunista aveva dei collegamenti molto forti. E dice ma dov'è? Mussolini. Fai giù sul lago, bisogna tornare indietro 23 km. Adesso mangi un boccone poi dopo andiamo... Chi glielo domanda? Eh, eh, Valerio a Moretti, perché è l'unico che sapeva dove erano era eh, Moretti, perché sulla notte eh, Mussolini è stato portato via il giorno 27 alle 6 e mezza di sera è stato portato alla caserma del Germasino dalla guardia di finanza e Mussolini in questo frangente è stato portato a Germasino con la testa tutta fasciata di bianco e a mezzanotte e un quarto sono andati solo a prenderlo e l'hanno portato giù allora, in piazza c'era una macchina pronta con la Gianna, la Petacci e l'autista. E l'altra macchina, che è arrivata da loro, c'era Mussolini, e Moretti e qualcun altro. Che lui ha poi detto la famosa frase: Anche lei, qui, signora, come mai? La fucilazione dei gerarchi. Dei gerarchi. Allora, eh, alla mattina del 28, Valerio dice a. a Mario Ferro, ecco che era accompagnato da Mario Ferro, fratello di un antifascista, perché l'antifascista era il suo fratello Giovanni. Adesso tu Ferro, che li conosci bene, quelli lì, perché era Rovigotto, ma abitava qua a Roma, li conosci bene? Mi, mi dai il numero per numero, nome, e cognome, e me ne dai 15. Eh. Come piazzare Loreto? Come piazzare Loreto? Non di più. Chi si rivolge a Ferro? Eh, Valerio. Valerio dice a Ferro, tu ah, adesso mi, mi fai un favore, me ne fai l'elenco di 15, come piazzale, Loretto, non uno di più, no, non uno di meno. E allora eh, Ferro eh, va, e intanto eh, Valerio parte e va a, accompagnato da Moretti, va a Giulino di Mimozegna, va in casa di De Maria, però... De Ma eh, Mussolini la petaci e li porta giù e li uccide lì davanti al, dove c'era la croce a Villa Belmonte. A Villa Belmonte che ora era quando Valerio ha lasciato Dongo per andare a uccidere Mussolini a Giulino di Mezzegra? Era eh, la una e qualche cosa. A Moretti, quando, quando Valerio gli ha detto dove, dove è, guarda che così, così mangi un boccone e poi andiamo. Era, eh, le 12 e mezzo perché alle 2 e mezzo Mussolini era già morto, alle 4 e mezza era morto. Dove no, lei... no, 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 prima, prima, prima alle 4, alle 4 Moretti era già tornato dietro. Cari iscritti e non iscritti a Erodoto, attenti, questo è un punto importantissimo. Gobetti fa una affermazione che è unica rispetto a tutto quanto si è potuto leggere finora nei libri e nelle testimonianze relative alla morte di Mussolini. La versione Valerio, poi dopo confermata dal suo autista Geninazza e a noi narrata da Pierangelo Pavesi, vorrebbe che Mussolini e Claretta siano stati uccisi davanti al cancello di Villa Belmonte intorno alle ore 16:30 di quel pomeriggio del 28 aprile 1945. Però attenti, Gobetti vorrebbe che la morte dei due e la fucilazione sempre davanti al cancello di Villa Belmonte sia avvenuta più di due ore prima. Infatti dice che alle 4 del pomeriggio Valerio e Moretti erano già da tempo a Dub. Noi ci troviamo ora dinanzi a più versioni contrastanti. Ci sono quella della mattina in pratica all'alba che suppone il medico legale Aldo Alessiani. C'è quella nella prima mattinata che vuole Dorina Mazzola e Giorgio Pisano. Poi c'è quella intorno alle 11 che vorrebbe ancora Bruno Lonati. Ma allora si può sapere a che ora è morto, a che ora è stato ucciso Mussolini. Poi c'è da dire ancora quanto ai luoghi. Pavesi, Geninazza, Valerio vogliono l'uccisione a Villa Belmonte, dinanzi al cancello. Dorina Mazzola, Giorgio Pisanò, fuori Casa De Maria. Aldo Alessiani, in Casa De Maria, in pratica in camera da letto. Su quel fatto non esistono punti definitivi. La testimonianza di Gobetti è un esempio. La fucilazione. Intanto la piazza era piena così di gente, anche dai paesi vicini, perché nessuno sapeva che c'era Mussolini e che sulla colonna c'erano i gerarchi. Perché anche quelli di Dombro hanno scoperto all'ultimo momento, ha scoperto. Sono venuti per vedere i partigiani morti. Non avevo mai visto un, un partigiano né vivo né morto, e volevano seguire e vedere i partigiani perché in sala d'oro del comune di Lomo si stava preparando la camera ardente che poi è stata fatta per le salme dei quattro partigiani morti, erano dappertutto, e, e loro allora incominciano, adesso. Cosa faranno? adesso, adesso Cosa faranno? A ah, che li porteranno via. Porteranno a Como Milano fra il processo. Invece, invece, nel processo, quando lui è tornato dentro, Mario, dammi la nota. Ferro gli dà la nota, e dice: Ma sono 16, non 15. Perché?. E se Ferro si rivolge al capitano Calistri, che era l'unico con divisa militare, e dice: Perché quello lì vuole andare a tutti i costi con i suoi amici. Ma né uno né l'altro gli ha detto, guarda che quelli lì li fuciliamo. Lui si è poi rivelato in ultimo antiplotone a esecuzione. Non sapevo che Calistri non sapesse. Ma non gli hanno detto... Ma Calistri, eh, quando lui è tornato su, eh, Valerio, gli erano andati tutti i ministri, in, uh, i 15, i 16, in sala d'oro, lì fuori che Marcello Petacci, perché quello è tutta una storia a parte. E, e la, e gli dice, signori, voi altri come traditori della patria, fra mezz'ora sarete fucilati giù lì, al muricciolo dove c'è quella ringhiera, sarete fucilati come traditori della patria. E lui un brusio, un brusio, però, pieno zeppo la sala d'oro dei partigiani e dei ministri e funzionari. E, e Calistri era lì presente. E, Lì ha ripetuto ancora davanti a Valerio e a, Moret, e a Ferro, io voglio andare con i miei amici. Perché se è girato, eh, eh, Valerio gli dice a Ferro, depennalo, ma l'ho già depennato due volte. Guarda qui, gli fa vedere il foglio, gli strappa fuori il foglio e dice, ma allora bene così. Allora continuava ancora il calistri, io voglio andare con i miei amici. E mi dice, io non ho portato giù che lui davanti al plotone in esecuzione. Quando è stato giù ha visto le armi puntate e gli ha detto no, no, ferma, io manco li conosco questi signori qui. Eh, un partigiano l'ha puntato dentro ancora in fila. Eh, poi mi ricordo sempre c'era Padre Accursio vicino a, al muricciolo. E poi dopo c'era eh, eh, il... Visto quel che comandava il plotone d'esecuzione, che era dell'Oltrepopavese, adesso mi sfugge il nome: il comandante del plotone d'esecuzione? Mordini. Eh? Mordini. Mordini, Riccardo Mordini, grazie, mi scappavo. Alfredo, Ric Mordini. Eh, Alfredo Mordini. Mordini. No, Riccardo era il nome di battaglia. Riccardo è il nome di battaglia. Mordini. Alfredo Mordini. Il nome Mordini. Di battaglia, sì, perché il nipote, tutti gli anni, arriva sempre a trovarmi, è stato qui l'anno scorso. Calistri si rivolge al comandante del plotone di esecuzione e dice ma io non c'entro con questa gente, ma li conosco, il partigiano l'ha preso e l'ha buttato dentro, un altro popolo paese, ha fatto uno spintone e l'ha buttato dentro. la no, fila stai lì. E poi eh, eh, Riccardo Mordini, signori attenti, riposo, attenti, e lì ha sbagliato a dare gli ordini. Perché non si ricordava più, gli hanno fucilato la schiena come traditori della patria. Attenti, puntate, stava per dire fuoco, ferma, ferma. Valerio salta su e dice: Hai sbagliato tutto, ti ho detto la schiena. Allora ripete ancora, e poi gli fa girare la schiena e gli parte la scarica finale. Tant'è vero che qui ha sparato in fretta, e eh, ha fatto un tempo a cambiare il caricatore e poi si è messo a sparare ancora. Ma è, c'era pieno di sangue intero, no. E, un... e allora lì è eh, 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 caduto giù eh. qualcuno si è rialzato. Sì, Cado. no, a Riccardo Mordini, eh, no, uno o due, mezza somma, è stato fulminato sul colpo, con le ginocchia era appoggiato al muriciolo e è rimasto in piedi, ma poi Riccardo Mordini a uno o uno ha dato il colpo di grazia. Tant'è che che la prima volta che vedevo un Parabellum a sparare, e avevo in mano un Parabellum, tutto il Mitra, lui il Parabellum, e, e faceva il tac, 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 il colpo di grazia, ha fatto tutta la fila. Ah, eh, no. Nel portone di esecuzione c'era Martinoni e Giuseppe, che aveva un anno più di me, 16 anni aveva. Poi c'era quello di Ponte del Passo, poi c'era quello che è morto giù a Brienno, e un altro ancora, erano quattro, perché lui si è, uh, fucilando in 16. Nell'uscire dalla strada si è sentito male l'autista momento va a finire il, il furgone nel lago. E sono rimasti in 12, ne doveva fucilare sedici, 16 e ha preso 4-5 partigiani o sei de, dei nostri, del Dongo di de, de Gravedona così, e ha formato il plotone di esecuzione perché dovevo sempre avere uno in più per la famosa palotta lasagna. Oh. Veniamo a loro. L loro L loro sono di Dongo, eh. erano due, due di Dongo che andavano a Milano, non avevano il biglietto del treno, sono saltati il suo Colico. e si io ho loro, signori, il biglietto, ma noi lo abbiamo, ah. ma dove venite? Sono di Dongo. Ah, loro sono di Dongo, loro sono di Dongo e così è nata la storia loro. Dongo. Invece, la storia dell'Ordine Dongo è molto semplice: in comune sono arrivati 36 kg e due etti di quello che hanno sequestrato sulla colonna, e sequestrato dai ministri. In più, in comune, sono rimasti, e da lì il. Diciamo malefatte, eh, loro che, che loro portavano, portavano con sé. Loro, personale. Personale, personale. Eh, io ho conosciuto uno che aveva la valigetta giusta, era quella con i lingotti, e, e, è venuta straniera. Un altro con le fedi delle, delle nostre madri che hanno dato alla patria, no? sì, le fedi alla patria. E eh, come erano? Era, e poi c'è I gerarchi fascisti dove avevano preso le fedi alla patria? Le avevano prese la Banca d'Italia di, di Milano, depositate la Banca d'Italia di Milano, e erano, sequestrate e portate tutte alla, alla Cariplo di Domaso, tant'è vero che alla Cariplo di Domaso nessuno mai ne parla, ma ci sono i verbali del, del, del direttore da allora della casa della Cariplo, di Domaso, che era un ruminativo di loro, il quale ha specificato chi è andato a prelevare a nome di chi oro, 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 perché era più di un quintale d'oro che è stato sequestrato, qua una cosa e l'altra, quello buttato nel mero. E poi l'ho portato al Cariplo, però ogni tanto si presentava qualcuno e disse: Dammi un po' di soldi che, eh, dammi un po' di oro che devo pagare il tale che mi ha dato da mangiare la farina per i partigiani ha fatto questo, ha fatto quello e lì ha... è cominciato a venire fuori. Quello, quando sono arrivati quelli di Como, il giorno 29, che hanno fatto l'inventario dell'oro, dopo i funerali dei partigiani al pomeriggio, il Goreri, il rappresentante del Partito Comunista di Como, ha fatto racimolare tutto l'oro che c'era giù in comune. All'inferno delle tre, tre o quattro valigie che sono scappate fuori, sono andate a finire in mano ai privati. E Lì, ecco, lo ridongo, è stato lì Tu le hai viste queste fedi di oro? Io non le ho viste, a dire la verità, non le ho viste. Però so di sicuro che qualcuno che ha assistito all'inventario, eh, li ha catalogati, fatte in tre copie. Battute a macchina, poi, dopo firmate, tutte come testimoni, erano testimoni del presente, ma questo sì, sì, erano proprio le fedi delle nostre madri. E quale, e quale donna, perché qualche ministro portava con sé anche la moglie e i figli, perché il ministro romano aveva con sé la, la moglie e il figlio di sette anni, che cioè, sono stati elogiati nel, al convento di. di, di dei frati di Dongo per una settimana. E, e mi ha detto no, c'erano le fedi, le ho viste io, e infatti si vede bene, alla caripia di Tommaso, quando si vede un po' il eh, resoconto 36 kg e due etti di oro, si vede bene i sacchettini de, de, di Iuta con la scritta di Con dentro le fedi. Con dentro le fedi. Sì. Poi sono state messe in quattro valigie, sono partiti per Como e l'ho saputo dopo 30 anni dove sono andate a finire. Dove? a finire alla sede del Partito Comunista a Romo, il quale una quota è servita per comprare un albergo in via delle Botteghe, oscure, vicino alla sede del Partito Comunista, e poi altro per pagare le varie identità. Poi, quando è arrivata la colonna, è arrivata solo al Ponte del Passo, il, il cannone del trivio di, di Fuentes ha sparato. Tanto è vero che erano là dei civili, perché erano scappati tutti. I civili a sparare il cannone, la prima cannonata che devo sparare in linea diretta, quasi quasi prende una frazione, sopra, sopra, prende il paese in trezone E i documenti? I documenti, a Dongo non si è visto nessun documento di Mussolini. Nessun promemoria, nessun resoconto, niente. Le borse di cui parla Bill? Eh, quello di cui parla Bill è di quel partigiano, anche Mussolini, che si rivolge al partigiano che entra con due borse e li butta sul tavolo. E tu stai attento perché lì c'è dentro non stai. In Comune di Lomo non sono arrivati i documenti né da una parte né dall'altra mai, mai visto documenti. Tu c'eri? Sì. Giù a basso sì. Le borse dei documenti, anche questo è un altro problema. Uh, Urbano Lazzaro, Bill, vuole uh, che siano state portate uh, nel municipio di Dongo. Uh, Pietro Carradori, l'attendente di Mussolini, lo stesso. Gobetti eh, dice che non le ha mai viste. E Gobetti c'era, almeno era davanti all'entrata del municipio di Dongo e quindi ha visto eh, tutto il traffico che c'è stato, chi è passato, che cosa portavano. Allora queste borse, questi documenti, dove sono andati a finire? Dove sono stati poggiati? Dove sono stati aperti? Potrebbe sbagliarsi, forse, chissà, ma ormai tutto sembra incerto in questa storia. Queste borse di Mussolini, comunque, qualcuno le avrà viste? Sì. E che c'era dentro? C'era dentro, chi lo sa, c'era dentro carta. C'erano stati anche documenti importanti, non lo so. Però, quattro 4 sono spariti. Mussolini aveva con sé queste due borse? No, 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 no. Mussolini è sceso col capotto addosso, non aveva niente in mano. Le, le borse le teneva Garradori? No, oh, Caradori no, è impossibile perché Caradori è stato arrestato giù nello scoglio. Nello scoglio, lui e Paolini e due ancora, erano quattro. Caradori ha preso una moschettata qui, col calcio del fucile gli hanno spaccato tutti i tetti. Allora chi le teneva queste borse? Ma ah, non lo so. Ad ogni modo, Mussolini no, e neanche la storia, la famosa frase che si vede. Che... I documentari che Mussolini dice, e tu lascia stare e non toccare quelle cose lì perché contengono la storia d'Italia Qua in comune di lungo no Ma tu le borse le hai viste? No Le borse mai esistite allora? Mai esistite è come la storia di Mussolini i documenti giù nelle case ah perché poi nella colonna c'erano tre croce rosse dell'esercito tedesco. E quale Croce Rosse? Uno degli accordi che hanno fatto a, a, a Chiavenna è stato di non toccare le Croce Rosse, che poi, se, se, quando ha sparato il cannone del Trifonti, si sono scoperti. La prima Croce Rossa conteneva eh, la logiava, le moglie degli ufficiali tedeschi, e la seconda conteneva, eh, aspetta, eh, gli ufficiali tedeschi. E la, terza contene... ah, e la terza conteneva le casse dei, do... dei documenti che essendo un tempo piovoso il mera era molto alto, li hanno buttati nel mera, le casse contenenti l'oro si sono sfasciate e sono andate giù fin lì. E poi dopo un pescatore di Domaso, la mattina dopo è andato a pescare e ha cominciato a tirare sugli reti. E la... Invece quella con i documenti, mi diceva un partigiano che è morto mica tanto tempo fa a Duviglio, mi diceva, vedevi queste casse che passano giù, fa, vanno a cercare i documenti, ma lasciano perdere, io ero lì e li vedevo passavano giù, dopo, dopo un po' che vi galleggiano, pof, affondavano nel nero, che sa dove sono finite.